attore di questo fatto, che magari da un certo punto di vista è assolutamente ignorante al piano dei bavi dal punto di vista del lavoro, no? Perché è ancora impastoiata all'interno delle organizzazioni tradizionali, con delle contraddizioni incredibili, che però su tutta una serie di elementi che sta crescendo su vari aspetti, che riguardano il territorio, che riguardano l'ambiente, che riguardano il futuro dei propri giovani, proprio, che riguardano tante cose. C'è parallelamente un'altra situazione che è creata, di cui abbiamo beneficiato tutti, dovremmo anche beneficiarne in prospettiva. Quel referendum che abbiamo vinto il 12-13 giugno di quest'anno, il cosiddetto referendum dell'acqua, che non era solo un referendum dell'acqua, ma un referendum che diceva che la privatizzazione è una porcata, perché affossa. Ebbene, a questo contributo hanno partecipato anche forze assolutamente moderate, che su un altro piano non ci sentono, o perlomeno non hanno ancora capito le implicazioni di questo processo. Ci sono tutti questi pezzi di società che si muovono, e poi cosa non fanno? Quello che noi dobbiamo fare è non trasformarci in una ottica ecumenica e interclassista, assolutamente no, non è la mia storia, non è la vostra storia, soprattutto nelle presenti crescenti, non è certamente una dimensione. Continuare a rappresentare noi stessi nel modo migliore è possibile che riusciamo a fare, continuare a rappresentare quello che è il nostro, soprattutto il nostro vissuto, il nostro percorso, da dove veniamo e dove vogliamo andare, ovviamente in una società che sia assolutamente senza classi e in cui soprattutto lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo sia un elemento, diciamo così, che ci debba immediatamente far scattare colpire. Ma dobbiamo anche avere la capacità di non volere, né come, tantomeno come organizzazione sovradeterminata come partito, ma neanche come movimento, la pretesa di essere noi i primi e gli ultimi e quelli che devono dare la sveglia a tutti. Qui tutti quanti dobbiamo svegliarsi, tutti quanti dobbiamo avere la capacità di essere, come dire, a un tempo datori di esperienza, datori di segnali, datori di analisi e di pratiche, ma anche fruitori di queste. Se riusciremo a fare questo percorso, allora qualcosa camminerà avanti.